Al Salone di Ginevra 2014, la Casa di Monaco presenta la Serie 2 Active Tourer, rompendo in un colpo solo più di un tabù. Non solo è la prima MPV della casa tedesca, ma è anche la sua prima vettura a trazione anteriore. Una svolta epocale per inserirsi nel mercato delle monovolume compatte premium, sfruttando anche due importanti novità di casa Mini, come il motore 3 cilindri da 1500 cm3 e la condivisione del pianale. All'interno dell'Active Tourer, la posizione di guida risulta essere comoda e rialzata, con un'ottima abitabilità per tutti i passeggeri ed una capacità di carico degna di nota, circa 468 litri, estendibili a 1610 a sedile battuto. Tre le motorizzazioni disponibili, il benzina 1500 cm3 3 cilindri ed il 4 cilindri Twin Power Turbo 2000 cm3, rispettivamente da 136 e 231 cavalli, ed il diesel 2000 cm3 da 150 cavalli, tutti Euro 6.